Io penso che il campionato ancora non è finito per la Termitana, ci sono ancora tante partite da giocare e penso che la Termitana potrà ancora farcela, anzi glielo auguro di tutto cuore. E noi oggi siamo venuti qua con una formazione sperimentale perché stiamo lanciando dei giovani, mancavano 6 titolari e chiaramente diciamo, i ragazzi che hanno sostituito i titolari hanno fatto la loro partita, non abbiamo regalato nulla. Ed è venuto fuori questo risultato ad occhiali che certamente in questo momento penalizza la Termitana, ma che diciamo, premia il lavoro dei ragazzi che si devono mettere in mostra per il Trapani. Lei è stato riconfermato, l'anno prossimo nuovamente quindi programmi di prestigio per il Trapani. Certamente, noi quest'anno abbiamo toccato, diciamo, abbiamo sferato la vetta, purtroppo siamo partiti male. E abbiamo trovato sulla nostra strada una squadra come il Sora che è stata pressoché perfetta perché non ha perso una battuta e chiaramente diciamo, noi abbiamo trovato il cammino molto difficile sulla nostra strada, nessuno ci ha regalato niente, abbiamo trovato battaglie dappertutto e diciamo, abbiamo onorato sempre il gioco del calcio, l'abbiamo fatto sempre. E purtroppo diciamo, la nostra differenza con il Sora sta nelle partite casalinghe che purtroppo abbiamo perso 6 punti in casa.